come avete capito, stasera la foresta diventa un giardino e per parlare di biodiversità e portarci nel mondo delle sementi. Questa è l'ultima serata di 3 giorni che abbiamo organizzato a Sherwood, un festival nel festival che abbiamo chiamato Fermenti e che ci vuole far parlare di produzioni genuine clandestine, produzioni indipendenti, piccole aziende agricole e tutela della biodiversità. Quindi questa sera, anche se noi vogliamo usare questo fiore come microfono e non ce lo lasciano fare, vorremmo affrontare con 2 ospiti bellissimi che siamo contentissimi di avere qui, Andrea e Claudio, il tema della tutela della sovranità alimentare a partire da una cosa molto piccola che però sta alla base di tutto questo discorso, che sono appunto le sementi, i semi. Qualcuno sa che cos'è questo? Ce lo dice Andrea che l'ha portato. Sconvolgiamo un po' i piani, poi farò l'introduzione. No, ho portato un po' di i frumenti che vedete qua alla sinistra e invece un po' di fiori che ormai stanno diventando semi di porro e sono solamente per abbellire un po' il luogo, insomma. Poi però chi ascolta verrà interrogato e se risponde bene si porta a casa una cespo di questi fiori per ognuno. Però deve parlare Claudio per primo. Allora, il tema è perché portare questo dibattito a Sherwood? Questa settimana abbiamo affrontato dei temi che di solito lasciamo sempre marginali, che sono le questioni di genere e le questioni ambientali di tutela della sovranità alimentare. È strano, cioè come dire, è interessante anche pensare che abbiamo condensato tutti questi temi in un'unica settimana. Secondo me questo ci dice tanto su delle cose alle quali forse possiamo anche dare più spazio e portarle nella nostra attività, poi negli spazi durante l'anno. Il dibattito di stasera nasce da una riflessione su cosa sta diventando il mercato delle sementi. Quindi, come dice Andrea, io in questo caso rappresento il male e poi loro parleranno invece di esperienze virtuose. Però prima di iniziare volevo fare solo 2 riferimenti. Uno è che oggi, il 3 luglio, nel 1995, si è suicidato Alexander Langer, che comunque è una figura che mi piace ricordare all'inizio di questa serata, perché per chi comunque ha a cuore i temi dell'ambiente è stata una figura fondamentale e che ci ricorda ancora oggi di cercare di essere più lenti, più profondi e più soavi, più dolci, come diceva lui. E quindi mi piace che queste 3 parole ci accompagnino stasera. E l'altro tema è quello del titolo che abbiamo dato al dibattito, che è Inevitabili come semi, che è tratto dalla Rivoluzione del contadino impazzito di Wendell Berry, uno scrittore e poeta statunitense, e che comunque ci parla di libertà. Quindi portare anche questo aspetto nel dibattito di stasera è importante proprio a partire invece da una riflessione, cioè diciamo alcuni dati anche concreti su quello che è oggi il mercato delle sementi mondiali. A partire dalla fine del 2015 ci sono state delle fusioni molto importanti tra delle ditte sementiere e della chimica di importanza internazionale che ci devono allarmare ancora di più rispetto a prima. E queste fusioni sono state quelle tra 2 colossi statunitensi, la Dow e la DuPont, e quella tra un'industria cinese che si chiama ChemChina e la Svizzera Syngenta, una multinazionale di Basilea, leader nella vendita dei pesticidi in particolare. Tanto per darvi qualche dato, se parliamo di mercato delle sementi, Syngenta copre circa il 10%. Monsanto il 26% e è diciamo il leader, Dow e DuPont insieme il 21%. Nel mondo invece dei pesticidi, Dow e DuPont sono al 16%,
Monsanto copre il 7%, quindi una percentuale più piccola, e Syngenta invece è il leader con il 23%. Recentemente, circa un mese fa, c'è stata anche un'offerta che è stata fatta da un'altra grandissima multinazionale tedesca, questa volta la Bayer, per acquisire Monsanto, con un'offerta di 62 miliardi di euro che è ancora in negoziazione, quindi non è ancora andata a buon fine, diciamo. E tutte queste fusioni importanti comunque sono sotto controllo da parte dell'antitrust, che per esempio l'antitrust statunitense dovrà stabilire l'effettiva la legittimità, insomma, della fusione tra Dow e DuPont con una decisione che sarà fatta a fine luglio. Quindi i tempi anche sono ancora un po', cioè sono stati lunghi rispetto a una fusione che è iniziata a fine 2015. Tanto per farvi capire, invece, ChemChina, la cinese che si è comprata Syngenta, aveva acquisito anche Pirelli, l'italiana Pirelli, e adesso è in trattativa per acquisire il franchising di McDonald's in Cina. Per cui stiamo parlando di 1500 nuove aperture previste nei prossimi 5 anni, che appunto resterebbero nelle mani ancora della stessa multinazionale. E tutto questo, diciamo, queste strategie di fusione tra colossi che controllano purtroppo quello che mangiamo, e appunto il fatto che siano colossi delle sementi e colossi dell'industria chimica e dei pesticidi ci dice che questi due temi nella grande industria sono ben legati, ci porta ad avere oggi quattro compagnie, Bayer, Monsanto, Dow e DuPont, che controllano e vendono il 60% dei semi del mondo e dei pesticidi. Quindi il tema è un po' come possiamo tenere fermo quel tratto di libertà di cui parlavamo all'inizio con la citazione di Wendell Berry, per effettivamente cercare di arrivare a capire che cosa finisce sui nostri piatti e anche noi come consumatori cosa possiamo, cioè che incidenza possiamo avere nelle scelte alimentari, insieme ovviamente all'altra parte fondamentale che è quella degli agricoltori. Quindi stasera abbiamo invitato Andrea Giubilato dell'azienda agricola Madre Terra di Santa Maria di Sala, che lavora con la biodiversità soprattutto per gli ortaggi, e poi ce ne parlerà, e Claudio Pozzi, che invece è il coordinatore di Rete Semirurali, che è una realtà nazionale che sta lavorando in modo molto interessante sul tema della selezione partecipativa e anche diciamo, seguendo da vicino tutto il tema della nuova legislazione europea delle sementi, che è in discussione anche in Parlamento europeo. Per cui partirei chiedendo proprio a Claudio di raccontarci meglio di cosa si stanno occupando e che cosa, che, diciamo, quali sono le iniziative che stanno portando avanti. Anche Giovanna, che si sta unendo adesso a noi, ha portato del materiale invece sui mais, adesso da qua non vedo bene, sui, diciamo, i cereali, e che è anche socia di Rete Semirurali. Poi magari ci dice due parole su questi altri aspetti, perché ci teniamo. Eccoci qua, due parole su Rete Semirurali. Rete Semirurali è una realtà che nasce in maniera informale nei primi anni 2000. Nel 2007 formalizza uno statuto e nasce da un primo gruppo di soci fondatori, che erano 7-8 credo all'inizio. Oggi conta 35 associazioni sul territorio nazionale, alcune di interesse nazionale come AIAB ed altre, altre di interesse locale, ma non per questo meno carismatiche. Il Veneto è la regione forse in assoluto più rappresentata, contavo prima, avete 6 associazioni qui in Veneto che sono associate a Rete Semirurali. Il bello di questo aumento di numero delle associazioni che fanno parte di Rete Semirurali è che è cambiato completamente in qualche modo il mandato, perché all'inizio il mandato era molto focalizzato sul fare lobbying sui diritti degli agricoltori,
proprio per questo, siccome il diritto alle sementi viene considerato come il diritto centrale, il nome ha portato insomma in qualche modo la rappresentazione di questa scelta. Oggi, dopo diversi anni, il gruppo delle associazioni che ne fanno parte è molto più variegato. Mi piace sottolineare che abbiamo 3 distretti di economia solidale dentro la rete semirurali, quindi il tema centrale, che all'inizio sembrava quasi obbligatoriamente di competenza dell'agricoltore, oggi abbiamo scoperto che è di competenza collettiva, che la cittadinanza, il diritto di cittadinanza si esprime nel rivendicare la libertà di il diritto al cibo. Cerchiamo di liberarci dalla merce che troviamo sugli scaffali dei supermercati e dei negozi, torniamo a parlare di cibo, perché questo poi sostanzialmente è il mandato che cerchiamo di esplicare attraverso le nostre azioni. Quindi cerchiamo di riportare attenzione verso la qualità delle sementi, ma soprattutto attenzione alla qualità delle relazioni sociali ed economiche che si esplicano attraverso l'atto agricolo. L'ultimo atto agricolo è quello del consumo, del mangiare. È molto importante il fatto che chi consuma, chi mangia, chi compra sia corresponsabile nel sostenere le azioni degli agricoltori che stanno cercando di riportare l'agricoltura a una dimensione di libertà più ampia. Questo un po' penso che rappresenti abbastanza bene che cosa voleva essere e che cosa è diventata Rete Semirurali. Avremo modo poi di approfondire nel corso del dibattito. E i cereali che ha portato Andrea stasera hanno fatto un viaggio abbastanza strano che coinvolge anche Rete Semirurali. Abbiamo raccolto 2 anni fa, penso, sì, o 3, credo 2 anni fa, 11 diverse varietà di cereali. E alcune ce le ha fornite Rete Semirurali e erano quei cereali che venivano appunto dal percorso della selezione partecipativa delle sementi, di cui magari poi Claudio ci spiega meglio, che è un sistema che Rete Semirurali porta avanti insieme a un genetista che è Salvatore Ceccarelli, per diciamo riportare la sovranità alimentare nelle mani dei contadini. E Andrea ci ha dato delle altre varietà, anche Gian Domenico, che avevo visto prima qua, che è un altro agricoltore vicentino di Rete Semirurali, ci ha fornito il farro monococco, una varietà molto antica del Veneto, e altre piccole sementi. E insomma, in un campo che per noi a Vicenza aveva un significato simbolico e valoriale molto alto, perché era il campo del presidio Anno dal Molin, dove insomma abbiamo portato avanti un percorso contro la militarizzazione, abbiamo seminato queste 11 varietà di cereali, e soprattutto con uno scopo didattico per far vedere di cosa parliamo quando parliamo di varietà antiche, facendo anche un confronto con le varietà moderne, lavorando quindi sulle altezze, sulle forme, ci piaceva l'idea che potesse essere anche proprio un campo di uso didattico, e a partire tra l'altro da noi che li abbiamo seminati e raccolti manualmente senza averlo mai fatto prima. Da quel raccolto abbiamo poi ottenuto dell'altro seme, e questo seme adesso sta viaggiando, quindi è stato distribuito tra diverse aziende agricole o anche dei cittadini che semplicemente avevano magari un po' di terra, e è stato riseminato quest'anno anche nell'azienda di Andrea, e che appunto l'ha raccolto e portato qua stasera. Quindi a partire da questo ti chiedo se ci racconti un pochino che cos'è Madre Terra, cosa state facendo a Santa Maria di Salo. Grazie. Niente, sono un ortolano. E
di Santa Maria di Sala, che è in provincia di Venezia, e assieme ad un collega, socio, coltiviamo circa 4 ettari di ortaggi, e coltiviamo un po' tutti quanti gli ortaggi che vi possono venire in mente, escluse le carote, che da noi hanno qualche problema. E pratichiamo l'agricoltura biologica, e una domanda che viene abbastanza semplice è dire, visto che stiamo parlando di sementi e Chiara ci ha spiegato di quanto cattive sono le multinazionali che ci vendono tutti i loro prodotti, signor, perché l'agricoltore non si autoproduce le sementi lui e va a comprarle ogni anno? O è uno stupido che spende i soldi, insomma, oppure un senso ci sarà? Il fatto è che con tutta questa attività di ricerca, insomma, nei confronti delle sementi, le sementi che troviamo e che vengono proposte agli agricoltori sono delle sementi che hanno un'alta produttività di tipo quantitativo, ma spesso si trovano delle qualità di tipo alimentare che non sono sempre le migliori, insomma, no? E dopo diremo due cose su i frumenti, che è un caso abbastanza studiato questo, di vedere come l'evoluzione nel tempo, nella selezione delle sementi, dei cereali e soprattutto dei frumenti, ha portato a una perdita di alcuni caratteri qualitativi dei frumenti. Passo alla questione degli ortaggi, per dirvi perché gli agricoltori non si producono più le sementi. Fino a 50 anni fa tutti gli ortaggi, e qui in Veneto veneti orticoltori hanno un gene in più di tutti i loro colleghi orticoltori italiani, perché sono sempre stati dei grandi cultori dell'attività orticola. Abbiamo zone come Chioggia, come Cavallino, come Lusia, dove l'attività orticola, insomma, risale ai tempi antichi. Gli agricoltori non si producono più le sementi perché ci vuole tempo e ci vuole professionalità per autoprodursi le sementi. Non è una cosa semplice, bisogna selezionare. Parlo dell'agricoltore professionista in questo caso, non dell'orto di casa dove uno si accontenta di quello che viene, insomma, no. Ma per chi svolge un'attività professionale deve un po' anche fare dei conti, insomma, riprodursi le sementi vuol dire avere tempo a disposizione, seguire le piante, conoscere le diversità fra le piante, conoscere come si sviluppano gli sviluppi fisiologici delle stesse piante e come funziona botanicamente poi la riproduzione. Ho portato il porro, questo che vedete, questo globo fiorito, è una pianta biennale, cioè il primo anno raccolgo quello che noi normalmente mangiamo, però l'anno dopo lo dovrei rimpiantare, scelte le piante che mi piacciono di più, per mandarlo a seme, il che vuol dire che sta 2 anni nel terreno per poterlo per poter poi avere il seme, insomma. Perciò lo devo irrigare, devo avere una certa cura. Per i cereali, ad esempio, è più facile, è una coltura annuale, lo stesso anno raccolgo la semente, me la metto da parte e la posso disseminare. Questo è un primo problema. Il fatto che noi invece alcune varietà ce le riproduciamo in azienda, faccio un esempio per quanto riguarda la cipolla, e qui ci sono un po' di cipolle, dopo se qualcuno è interessato gli spiego quelle diversità ci sono, i fagioli, le melanzane, i fagiolini, è un tipo di radicchio, ce lo autoriproduciamo, perché in agricoltura biologica anche le sementi che troviamo proposte dalle ditte sementieri non sono spesso di grande qualità. Dopodiché ci riautoriproduciamo le sementi per una questione di ricercare quei valori di idiotipo, di tipo di pianta, di qualità che a noi ci interessano. Se prendiamo un radicchio, mi interessa che abbia un sapore particolare, mi interessa che resista alle basse temperature, mi interessa che sia sano. Spesso chi fa selezione in campo sementiero non ha tutte queste attenzioni, perché oggi le tecniche che si utilizzano superano tutte quante queste ricerche che noi facciamo per avere della semente particolare. Voglio dire, ci sono gli antiparassitari, anche se una pianta sia mala si utilizza questo. Poi ci sono i frigoriferi, i radicchi che trovate in primavera nei supermercati, in alcuni casi il radicchio di Treviso precoce, quello lungo, insomma, non è stato messo in frigo per 90 giorni e poi tirato fuori. Cioè si fa prima a raccogliere a macchina tutto questo prodotto, anche se non resiste al freddo non importa, lo conservo. Certo, spariscono le qualità organolettiche, sparisce i sapori di croccantezza, insomma, no, e così via. Per questo in alcune cose ci selezioniamo le sementi. E un'ultima cosa che facciamo nella selezione delle sementi è quella di cercare di relazionarsi con le piante.
che è una forma di appagamento particolare, perché il problema più grosso che hanno gli agricoltori oggi, oltre a quello che dicono loro di non avere economicamente nessun tipo di guadagno, è quello di essere estromessi completamente dall'attività produttiva. Loro non scelgono niente, non hanno nessuna relazione con il campo agricolo. C'è qualcuno che gli dice quali sementi devono prendere, quali antiparassitari usare, dove portare il prodotto alla fine del raccolto. Normalmente prendono molto poco, questo è il motivo per cui agricoltori veri non ce ne sono più. Ci sono gli agricoltori nuovi, che sono molto preziosi, che sono gli agricoltori giovani, insomma, che non hanno un ricordo agricolo, non sono quelli che ritornano all'agricoltura, mai ci sono stati, per questi vengono a fare gli agricoltori, se ci fossero stati ci pensano due volte, cioè far fatica, eccetera, eccetera. Ma siccome non ci sono mai stati, allora c'è questa innovazione in cui si dice, insomma, che tornano all'agricoltura, anche se non è vero, mai ci sono stati. Ma sono molto preziosi perché portano una importante novità anche a noi che da anni, insomma, facciamo gli agricoltori. Dunque, questi sono i motivi per cui da una parte non si autoriproduce più la semente, l'agricoltore è più facile acquistarla, e dall'altra parte invece noi ci riproduciamo alcune cose perché hanno delle qualità, perché abbiamo una relazione con questo mondo vegetale particolare e partecipiamo al fattore evolutivo, cioè le sementi. Vedete che qua c'è un frumento di taglia bassa e questi sono altissimi, cioè una volta erano tutti come questo, cioè questi di taglia bassa non c'erano, insomma, no, sono derivati da degli incroci che sono stati fatti dal nostro più grande genetista, che è Nazareno Strampelli, e sono stati ricavati da dei frumenti giapponesi incrociati, eccetera eccetera, perché si cercava di abbassare la taglia, insomma, no. Allora, volevo dire, questo è partecipare all'evoluzione attraverso la produzione delle sementi. Devo stringere e volevo brevemente fare la storia per quel che riguarda da dove vengono tutta questa diversità di tipo orticolo che noi troviamo. Dico di tipo orticolo perché l'Italia è stata la miniera per tutte le ditte sementiere delle varietà che oggi sono proposte nel mercato, e vi spiego perché. Le varietà orticole derivano, come tutte le varietà vegetali che sono ad uso alimentare, da delle piante selvatiche. Le piante selvatiche se ne stanno in luoghi che si chiamano luoghi di origine. Sapete tutti la mezzaluna fertile per l'origine dei frumenti, non so, la Bolivia, il Messico per i fagioli, l'Afghanistan per quanto riguarda la cipolla. Questi sono i luoghi di origine. Da questi luoghi, attraverso l'osservazione, i primi osservatori, insomma, no, di questi processi naturali sono passati da cacciatori a coltivatori. Dunque hanno iniziato una forma di relazione con le piante che si chiama domesticazione. Questa domesticazione ha fatto sì che esista una relazione con un stretto legame. Le piante che oggi noi coltiviamo non sarebbero capaci di vivere spontaneamente, hanno bisogno delle nostre cure, dobbiamo riseminarle ogni anno, dobbiamo preservare la semente, dobbiamo irrigarle, non sono dei selvatici, si sono addolciti nel tempo, e noi senza di loro non saremo qui, non avremo quella che chiamiamo civiltà. Senza le piante, non la fame, la civiltà intendo dire, insomma, cioè la nostra struttura umana di vita. Dunque c'è una relazione molto importante, insomma, fra questi due elementi. Da questi luoghi particolari di diversificazione ci sono stati dei luoghi, dei centri di diversificazione, dei centri di diversificazione secondari. Questi centri di diversificazione secondari derivano dal fatto che ci sono territori diversi, climi diversi, culture diverse. La lattuga che sta tipica della Sicilia non è uguale alla lattuga triestina o la lattuga trentina. Quella resiste al freddo perché sta in un posto freddo, quella che se ne sta al sud resiste all'andata a seme perché fa caldo. Dunque tutta questa, pensate all'Italia e a tutte le diversità, dove c'è vento, dove ci sono terreni vulcanici, dove ci sono terreni sabbiosi, c'è una diversità enorme. In ogni punto di diversità, che sia il suolo, che sia il clima, si sono formati quelli che si chiamano ecotipi. E questi ecotipi, coltivati dai nostri predecessori, sono stati fino a fine 800 distribuiti in tutto il mondo, perché l'Italia distribuiva sementi orticole in tutto il mondo.
Nel 1920 poi circa, insomma, no, ecco, ci sono state le prime selezioni e le prime selezioni cercando di scegliere alcuni individui, insomma, no. Le selezioni sono arrivate dalle specie coltivate primitive, quelle che vi ho detto prima, che se ne stava in Sicilia o in Trentino, ognuno si è selezionato la sua. Gli obiettivi di queste selezioni erano quelli di avere una produzione maggiore, di favorire anche un tipo di produzione che possa essere trasportato, di favorire il commercio, e l'obiettivo era quello di omogeneizzare, di rendere tutto abbastanza uguale, perché questo facilita il mercato, facilita il commercio, questo è il punto importante. Questi tipi di lavori sono stati poi ripresi da chi è venuto in Italia, e dico gli enti di ricerca francesi, l'INRA, gli enti di ricerca statunitensi 1950, fine guerra, gli olandesi, la Gran Bretagna, sono entrati nelle nostre aziende, hanno raccolto il materiale genetico portandosi a casa semente e portandosi a casa piante, e hanno iniziato a fare dei nuovi incroci. Le piante che se ne stanno da sole e tranquille in Trentino o in Sicilia sono abituati a riprodursi tra di loro e sono abbastanza tranquille, ma se tu le metti insieme e fai uno scambio, queste si agitano, diventano iperproduttive. Gli incroci, il meticciamento, diventa un qualcosa di fertilissimo, insomma, è così, è successo. Per cui c'è stata un'evoluzione altissima di questo tipo di reincroci, fino ad arrivare a prendere degli incroci con delle varietà che vi ho detto prima, che si chiamano ecotipi, con delle varietà selvatiche, per far entrare dentro delle resistenze alle piante che noi coltiviamo. Tutto questo processo, insomma, ha visto un lungo tempo, insomma, no, di un processo abbastanza lungo, insomma, no, ecco, e tutto era rivolto poi ad avere. Nel 1980 c'è stata un'omogeneizzazione della produzione degli ibridi, che è una cosa che adesso non, meglio non spiegare, insomma, no, ecco, ma è stato l'elemento che ha, come dire, omogeneizzato, unificato un po' tutta la produzione sementiera, avere delle piante che derivano da degli incroci particolari che hanno un'alta produttività alla prima generazione. Nelle altre generazioni invece cominciano a comparire tutta una serie di individui diversi fra di loro. L'origine di tutto quanto questo lavoro viene dalle varietà primitive. Facciamo un esempio, una varietà primitiva semplice che conosciamo qui in Veneto, dove è stata domesticata in Italia due piante orticole. La prima sono delle specie di brassicacee, dei cavoli, Brassica oleracea è il genere, la specie di tutti i cavoli che noi mangiamo. Ce n'è uno che è Brassica italica, classificato così dai botanici, per dire che è stato proprio selezionato qui da noi. La Campania è stata già per i romani il luogo di diversificazione secondaria, perché l'area del Mediterraneo era quella di produzione dei cavoli selvatici. Poi queste piante non sono state selezionate all'inizio per gli effetti alimentari, ma erano quasi sempre degli aspetti rituali, insomma, no, le sementi venivano utilizzate per prime come ritualità, o le fioriture. Poi un po' alla volta, insomma, si è passati a selezionare anche per questioni alimentari. Faccio l'esempio del radicchio, che è l'altra pianta che è stata domesticata in Italia e in Veneto, che è la cicoria, quella cicoria selvatica che vediamo ancora lungo i canali adesso, quando andiamo in bicicletta, sale ancora con quei fiori azzurri, adesso in piena fioritura, quel fiore indaco, insomma, quello è un radicchio selvatico. Cioè, geneticamente tra quel radicchio e il radicchio di Chioggia Rotondo o il radicchio di Treviso Lungo non c'è differenza geneticamente. Voi pensate come fa una pianta che sta selvatica, che ha tre foglie, dentro nascondere un corredo genetico che può trasformarla in una forma a palla, in una forma allungata, in una forma rossa, in una forma chiara. Cioè, è una roba sconosciuta, insomma, che cosa possa succedere. Avviene perché l'uomo e il radicchio si è presentato all'uomo, in questo caso, cioè la cicoria. Le ricerche fatte dai palinologi, che sono quelli che studiano un po' i polini e le stratificazioni, in una zona ad esempio del Basso Veronese, nel Tartaro, che è un fiume che disalveava facilmente, in un villaggio del bronzo, fatto un profilo del terreno,
escono dei pollini datati 3500 anni fa di cicoria selvatica, ma in mezzo a un bosco, su un villaggio del bronzo, 3500 anni fa, che cosa ci fa il radicchio in mezzo a un bosco? Ci sta perché dove arriva l'uomo comincia a calpestare, c'è una radura. La cicoria selvatica ama essere calpestata, ogni pianta sceglie la sua, il suo vizio particolare, insomma, no, il radicchio gli piace così. E dunque è cominciato ad avvicinarsi alla presenza dell'uomo. L'uomo cosa fa? Lo pesta, però prima anche lo assaggia, insomma, no? Dunque si è scoperto che sto radicchio gli fa bene al fegato, gli fa passare il mal di pancia, quello che glielo faceva venire il mal di pancia meglio non mangiarlo, e così è andata avanti la selezione. Quel radicchio, che non si chiamava radicchio ma cicoria, è rimasto cicoria selvatica fino al 500, quando qualcuno ha iniziato a chiamarlo radicchio. E lì sono stati i radical chic veneziani, personaggi che si occupavano di cultura, insomma, mica gli agricoltori. Gli agricoltori non capivano sta roba qua, ma un poeta, l'Aretino, che insomma un poeta toscano, che ha iniziato a scrivere a un amico, dice: ma invece di mangiarti quella lattuga moscia, prenditi del radicchio insieme con della neputella, che noi qua non conosciamo e mai abbiamo mangiato, ma i toscani insomma no, se la mangiano. Nepitella si chiama, nepitella. Questo comincia a scrivere: mangiati del radicchio. Che cosa vuol dire? Che hanno cominciato a seminare i semi dentro all'orto. Così Andrea Calmo, che è un commediografo, scrive a un amico: ma se vuoi avere la giornata buona, scalda dell'acqua, mettici dentro una radice di radicchio, mettici dell'uva passa e beviti l'acqua al mattino, vedrai che la giornata va via veloce per quanto riguarda la digestione. Aveva tutte le ragioni: la radice del radicchio è piena di inulina, è un prodotto probiotico che serve a far funzionare meglio i nostri batteri nell'ultima parte del colon. Perfetto, cominciano a chiamarlo radicchio. Poi arrivano, e la prima parte diciamo è il selvatico, qui cominciano, poi arriva ovviamente il direttore del Luigi Squalero, che era il direttore dell'orto botanico di Padova, in cui scrive: sì, il radicchio, che dicono radicchio non è altro che la cicoria selvatica. Lui insomma un po' da tecnico liquida la cosa così. Ci sono anche per i radical chic il clero, insomma, per cui Giovan Battista Barbo, che è un bellunese, scrive di come selezionare il radicchio, quello buono, croccante, scrive come produrlo. Ci sono un po' tutti questi radical chic, ma nessuno si è inventato di produrre il radicchio per venderlo. C'è una seconda fase, terza, che è quella della modernizzazione, che è quella della speculazione, la chiamano, e che la fanno i trevigiani, a partire dal capostipite di tutti i radicchi, che è il radicchio di Treviso Tardivo. Voi andate a Treviso, prima di entrare a Treviso entrate a Dosson, ormai Dosson è tutte case, ma lì è nato il radicchio di Treviso. Cioè Dosson è un dosso del fiume Sile, c'era un terreno adatto, si è instaurato sto radicchio, non si sa perché è successo, c'è mitologia molto a Dosson, a Preganziol, sul fatto di dire come sarà successo, insomma, no, che si è selezionato sto radicchio. Qualcuno dice che è stato dimenticato in una carriola quando è stato falciato il suolo, le ultime erbe spontanee di novembre, insomma, portato in stalla, si è dimenticata questa falciatura con un pezzettino di colletto di radice, e sono uscite dei germogli nuovi di foglie nuove, molto croccanti, buone, insomma, sicuramente è stato così, insomma, molto probabilmente. Poi ci sono altre mitologie, questo ad indicare che sta domesticazione era una relazione che c'era fra l'uomo e le piante. Questa modernizzazione ha fatto sì che dal radicchio di Treviso sia arrivato poi il radicchio di Castelfranco, il radicchio di Chioggia, il radicchio di Lusa, tutte quelle cose che noi conosciamo, insomma, no, più o meno. Nel 1900 c'è stata la prima mostra del radicchio di Treviso a Treviso, cioè una cosa recente. Nel 1968, in pieni fermenti, di 42 aziende che si presentano a Treviso per il radicchio di Treviso alla mostra, ce ne sono 38 che lo fanno sto radicchio in stalla per farlo crescere con le foglie buone, e ce ne sono 4 che invece lo producono con l'acqua come fanno adesso. Un'innovazione, una roba incredibile, insomma, no? Adesso tutti lo fanno nella stessa maniera, cioè c'è l'acqua che corre, la radice che assorbe le sostanze nutritive, si vogliono, formano le nuove foglie e si vende il radicchio di Treviso Tardivo, quello che costa così tanto. Era per dirvi semplicemente che oggi quando parliamo
di queste cose che riguardano le multinazionali, poi riguardano un po' la brevettazione delle sementi, cioè la proprietà intellettuale delle sementi, cioè, dico, non è che dobbiamo chiedere ad un esperto se è una cosa giusta, se è una cosa sbagliata, voglio dire, la risposta viene, ce la possiamo dare facilmente, insomma, cosa gli diciamo a tutti questi personaggi che sono stati prima di noi, che hanno curato questo tipo di domesticazione, insomma, non hanno chiesto nessun brevetto, non hanno avuto nessun ricordo, insomma, no, il radicchio di Chioggia è stato portato a Chioggia, dentro al mercato di Chioggia nel 1950 da Beppi Boscolo, che nessuno conosceva, ma tutti chiamavano Beppi Papo Berlan, perché tanto sono tutti Boscolo là, eccetera. Però lui è arrivato con un radicchio di Chioggia rosso, cioè lui era più di un genetista, voglio dire, ha cominciato ad adocchiare le piante più rosse, le ha riprodotte, gli metteva la sabbia vicino per far imbricare le foglie, far diventare dei bei cespi, insomma, no, e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Questo era per dirvi, attraverso una cronistoria, insomma, no, di un ortaggio, che cosa c'è dietro, insomma, no? Dal punto di vista culturale, dal punto di vista tecnico, insomma, no? Ecco, gli agricoltori che ci sono adesso, ovviamente, sono stati colonizzati, il che vuol dire che i coloni sono quelli che coltivano la terra di altri. Loro non sono più dei coltivatori, sono stati, come dire, epurati dall'attività agricola, sono stati espulsi dall'attività agricola, anche se sono ancora presenti, sono solo degli esecutori, non hanno nessuna possibilità di dire la loro, insomma, no. Quello che sta succedendo negli ultimi anni, che sono affrontare il mercato in una maniera diversa, che non è quello della totalizzazione, che non è quella del fascismo di mercato, che è quello di omogeneizzare tutto, cosa che non è riuscita al fascismo, perché sono rimaste le culture diverse, così diceva Pasolini, riesce al mercato, perché a noi ci siamo dimenticati che sapore abbiano questi radicchi quando andiamo a prenderli al supermercato. Tanto le ditte sementiere non guardano questo, guardano l'uniformità della produzione, così succede per i cereali. Possiamo sentire il profumo di un farro monococco quando butti dentro la pasta all'acqua e senti un profumo che esce particolare. Cioè, è una cosa che bisogna essere allenati, che bisogna averla sentita, che bisogna averla introiettata dentro, insomma, non esiste più questo, insomma. Per cui questo è quello che abbiamo perso insieme alle sementi. Alle sementi intendo dire le sementi primitive, quelle da cui poi sono derivati tutti quanti quegli incroci. Quelle sementi primitive, le ditte sementiere orticole le hanno tutte e le tengono gelosamente. In Italia ne hanno poche, le hanno portate all'estero e tengono tutte queste varietà vecchie, se le riproducono, perché da quelle raccolgono tutto quel ammasso di geni che è andato perso un po' alla volta, perché sono quei geni che si sono adeguati al tipo di ambiente, di luogo, di diversità, insomma, no? Questo è l'elemento particolare. Per concludere, dicevo che queste novità un po' negli ultimi anni, che è quella di affrontare il mercato attraverso la vendita diretta, attraverso le aziende che si propongono, insomma, è anche un modo per uscire da quel mondo agricolo di un tempo che era molto chiuso in sé, insomma, no? Oggi sembra che sia molto aperto, perché gli agricoltori ormai comunicano come le persone normali, nella normalità, cioè attraverso internet, attraverso gli vengono raggiunti in qualsiasi momento da qualsiasi cosa, per cui sono molto, come dire, innovativi, insomma, no? Però sono molto antichi, perché sono un po' dei servi della gleba, e così un po' lo siamo anche noi, perché alcune sementi ce le compriamo, non è che riusciamo a riprodurle tutte. Allora, queste persone che si stanno avvicinando a questo modo nuovo di proporsi, vicino a quello del proporre gli alimenti, vendita diretta, farsi selezione delle sementi, è un processo che riguarda la persona. È un processo di imparare singolarmente a relazionarsi col mondo con cui abbiamo a che fare. E questo la legge non può, come dire, non è una cosa che si decide per legge, ma è un passo che fa ognuno di noi. Quando deve andare a acquistare una cosa, quando deve iniziare un processo di produzione, insomma, no, è una cosa personale, è una cosa del singolo, insomma. Quello che dovrebbe fare la legge sarebbe quello di proteggere che sia possibile fare questo, non stimolare e anzi, come dire, proteggere chi invece fa il contrario, che è quello
di cui Chiara appunto ci diceva prima, cioè un mercato globale, totalizzante, dove chi si mette un po' fuori mercato, insomma, ha delle grosse difficoltà. Allora, magari mi piacerebbe un po' riprendere il discorso della selezione partecipativa delle sementi, perché, come dire, questa selezione continua, no? Ancora oggi in forme forse diverse, in parte nuove, e questa sperimentazione che state facendo sui cereali e che soprattutto ogni anno proprio nel mese di giugno insomma entra poi nel cuore della ricerca e dell'osservazione in campo nel momento della maturazione dei cereali, ci dice che c'è anche un percorso diverso dal basso che sta in diverse zone d'Italia provando a riportare la biodiversità dei cereali nei campi di tante aziende agricole, e alcune tra l'altro sono anche qua stasera, quindi se ci puoi dire che cosa state facendo come rete semirurali su questo tema, poi magari Giovanna può anche portare un'esperienza diversa ancora. Sì, quando nel 2007 Rete Semirurali è nata, qualcuno di noi già era impegnato nel progetto di reintroduzione delle vecchie varietà dei cereali in agricoltura. Avevamo recuperato, grazie alla collaborazione di alcuni genetisti che detenevano nei loro frigoriferi il germoplasma tradizionale della regione toscana e anche di altre località, e giravamo i campi, le colline, le pianure per portare a casa degli agricoltori bustine da 30 grammi di seme, un etto di seme. Siamo partiti da lì. Nel 2009 abbiamo fatto un bellissimo viaggio con Guido Fidora e Gian Domenico Cortiana di Ave Probi in Francia, a visitare gli agricoltori francesi, i paysans boulangers, i contadini panificatori che erano qualche anno avanti a noi. Loro già panificavano con quelle sementi che noi ancora stavamo moltiplicando. L'idea è sempre stata fin dall'inizio non quella di creare un progetto di nicchia, di tornare ai tempi della nonna. Molti purtroppo oggi li chiamano grani antichi, è un termine che a me non piace per niente, sarà perché alcuni di loro sono più giovani di me, ma sicuramente perché dietro a queste definizioni un po' così fantasiose si riescono ad incuneare i furbastri che poi cercano di speculare intorno a queste cose, e non è quello che desideriamo. Ma insomma, intorno alla necessaria reintroduzione, intorno alla necessaria moltiplicazione di conservazione delle vecchie varietà, era nata fin dall'inizio l'idea dell'innovazione. Cioè, dovevamo recuperare un patrimonio genetico che fosse dedicato alla nutrizione umana e non alla nutrizione della macchina agroindustriale, per innovare, perché quelle sementi erano comunque rimaste ferme 40 o 50 anni, vedendo la luce del sole a cicli di 3 o 4 anni alla volta. Sono comunque sementi che facevano parte di un contesto che non è più il nostro. E quindi si è sentita fin dall'inizio la necessità di trovare delle soluzioni che permettessero di trovare nuove varietà che, a partire da quel patrimonio genetico, comunque soddisfacessero lo scopo che era il principale per noi, cioè dare a tutti un alimento sano, nutrizionalmente valido e alla portata delle tasche di tutti.
aiutati da alcuni genetisti, da Salvatore Ceccarelli, da un suo allievo che è Stefano Benedettelli, genetista dell'Università di Firenze, e poi da Dinelli che per amicizia con Ceccarelli ha incominciato a darsi da fare all'Università di Bologna, abbiamo incominciato a lavorare sugli incroci e Ceccarelli soprattutto, che lavorava all'Istituto Aicarda ad Aleppo in Siria sulla ricerca per la coltivazione nelle zone aride del nostro globo terrestre, abbiamo ricevuto delle popolazioni che erano frutto dell'incrocio di centinaia di varietà. Voi immaginatevi cosa succede quando si incrociano due individui. Chiunque di noi ha avuto 3 o 4 figli, a me è capitato, vede che i figli sono uno diverso dall'altro, sono notevolmente diversi uno dall'altro, anche se nascono più o meno dallo stesso incrocio. E immaginatevi cosa succede a incrociare diverse centinaia di individui in maniera diversificata fra di loro. Si crea in un campo nel corso di qualche anno una diversità importantissima. Noi oggi pensiamo di avere dei campi di qualche ettaro di orzo, di grano tenero, di grano duro, dove presumibilmente non c'è un individuo uguale a quell'altro. E questa è una diversificazione importantissima che ci ha portato a verificare, attraverso una serie di esperimenti che noi riteniamo scientificamente validi, ormai approvati dalla comunità scientifica internazionale, ci hanno portato a verificare che questa diversità sta dando i suoi frutti, perché una delle nostre preoccupazioni più grandi erano le incombenti mutazioni climatiche, sempre più veloci, che sappiamo che più o meno vanno in una direzione, ma con quale ritmo e con quale intensità nessuno di noi può saperlo. Noi sappiamo che quest'inverno abbiamo avuto una temperatura invernale che nella media è stata di 3 gradi superiore al previsto, ma lo sappiamo ora, non lo potevamo prevedere l'anno precedente. Quindi noi abbiamo bisogno di popolazioni di sementi che siano in grado di supplire all'incognita di ciò che accadrà da qui a qualche anno. Andremo verso una tropicalizzazione del clima, verso una riduzione delle precipitazioni, ma verso una concentrazione delle precipitazioni. Quest'inverno non ha piovuto, poi ha piovuto tutto in primavera. Non so qui, ma dalle nostre parti è successo così. Quindi abbiamo visto, per esempio, che è ricevuto questo materiale dalla Siria, questo materiale l'abbiamo distribuito in alcune regioni italiane, abbiamo avuto la possibilità di mettere a confronto la popolazione di grano tenero evoluta in Sicilia con quella di grano tenero evoluta in Toscana, le abbiamo rimesse a confronto, quella toscana portandola in Sicilia e quella siciliana portandola in Toscana e coltivandole vicine, e abbiamo visto che quella siciliana cresce bene in Sicilia e quella toscana cresce bene in Toscana. Quindi in 5 anni siamo riusciti a ottenere 2 popolazioni completamente diverse che si sono adattate al clima nel quale sono cresciute. Una velocità tale era impensabile fino a qualche anno fa. Quindi partire da un materiale originario che abbia delle caratteristiche nutrizionali valide, ma dandogli una spinta verso una velocizzazione nella diversificazione, oggi lo riteniamo molto importante. E questo non sta, la grossa novità è che non sta avvenendo nel chiuso dei centri sperimentali, ma sta avvenendo nelle aziende agricole, sta avvenendo a casa degli agricoltori che ritornano ad essere protagonisti della selezione del seme. Quindi è una selezione partecipativa, perché andiamo a cercare di rispondere alla domanda del consumatore, di rispondere alla domanda dell'agricoltore, perché oggi il consumatore sa che se vuole qualità deve garantirsi che l'agricoltore possa mandare i figli a scuola e pagare le bollette in grande serenità, perché se lo pigliamo per il collo e la serenità viene a mancare,
difficilmente potrà dedicarsi a fornirci qualità, ma sarà ripreso dal meccanismo perverso della quantità, che poi è autolesionista per lui, per noi e per l'ambiente che ci circonda. Quindi diciamo che questo è un po' quello che stiamo facendo. Quest'anno Salvatore Ceccarelli, gli abbiamo dato anche la maglia rosa perché se l'è meritata alla fine del giro, ha girato 13 regioni e non sono tutte le regioni in cui Rete Semirurali è in qualche modo protagonista o comunque ha creato delle relazioni per cui viene chiamata a partecipare, a comparire. Ne abbiamo girate molte, non tutte, in ogni regione sono state fatte più tappe, quindi vuol dire che il progetto dei cereali sta invadendo a macchia di leopardo buona parte del territorio nazionale e questo è successo in relativamente pochi anni. Questo è veramente importante. Dalle montagne dell'Abruzzo alla Sicilia, alla Sardegna, Molise, Emilia, qui in Veneto abbiamo fatto una comparsa abbastanza veloce dall'associazione geoponica a Villa fra Verona e Rovigo, Villa Bartolomea, scusate un attimo di amnesia, ma Salvatore Ceccarelli tornerà qui in Veneto a settembre, quindi avremo occasione di rivederlo. È un personaggio di cui vi invito a leggere l'ultimo libro che si chiama Mescolate, contadini mescolate, proprio perché ritiene che la mescolanza fra le semenze sia importante per dare un futuro all'agricoltore, per renderlo libero dalla schiavitù delle multinazionali, ma è molto importante anche da un punto di vista nutrizionale, perché se oggi abbiamo tutta una serie di malattie di origine alimentare lo dobbiamo in gran parte alla riduzione della diversità nel piatto. Quindi mangiare del pane, della pasta fatta con dei miscugli di grano vuol dire avere tanti tipi di glutine diverso, e del glutine ormai avete sentito parlare male tutti, per cui non stiamo ad approfondire il tema, ma vuol dire avere tanti tipi di proteine diverse, tanti tipi di vitamine, e il grano è pieno di antiossidanti. Gli antiossidanti servono a proteggere il nostro organismo da tutta una serie di malattie anche degenerative. Quindi è importantissimo diversificare ciò che mangiamo, assumere delle diete diverse da quelle che ci sono state imposte, perché ormai quasi tutti mangiamo soprattutto tanto mais, perché il mais ormai ha invaso la produzione di tutto ciò che trovate confezionato sullo scaffale di un supermercato, ormai ha zuccheri, sciroppi, lecitina, derivati del mais dappertutto. Tutto ciò è dovuto a delle scelte politiche, addirittura Nixon ha imposto questo tipo di politica agli agricoltori statunitensi e ne stiamo subendo le conseguenze a livello globale in una maniera impressionante. Il mais è quello che governa il prezzo dei cereali. Voi sapete benissimo che oggi, durante il periodo della raccolta, il prezzo dei cereali sta andando vertiginosamente verso il basso, perché gli agricoltori non sono più in grado di non solo di avere una semente propria, ma non sono in grado più di stoccare. Vedete più un silo, vedete più un granaio intorno ai poderi degli agricoltori? Gli agricoltori oggi, dopo aver comprato il seme, i diserbanti, i concimi chimici, gli anticrittogamici, gli antifungini e dei trattori sempre più grossi, nel momento in cui raccolgono sono costretti a consegnare il raccolto agli stessi che con un'altra maschera gli hanno venduto tutto il pacchetto, quindi non sono neanche più proprietari della trattativa sul prezzo del loro raccolto. Come diceva prima Andrea, sono ormai dei lavoratori in franchising, ben che vada. Quindi è da tutto ciò che stiamo cercando di uscire con queste azioni molto concrete, di cui sentiamo una grande urgenza. Sono comunque pratiche che devono crescere in qualche modo lentamente insieme a noi, perché dobbiamo acquisire nuove competenze,
gli agricoltori non si possono improvvisare mugnai, non si possono improvvisare pastai, sono tutte competenze che vanno riportate alla portata delle nostre popolazioni locali. Dobbiamo contribuire tutti a capire meglio di che cosa si tratta. È bene non correre troppo e non pensare a mega produzioni, ma mantenere la calma, mantenere il punto, crescere, ma crescere con grande consapevolezza. Se ci sono delle domande o altri interventi. Giovanna, dai, dici cosa ci hai portato. Io in realtà non ho molto da dire, comunque sono un'agricoltrice della provincia di Venezia e così faccio un po' compagnia al gruppo, diciamo. Qua ho portato un setaccio pieno di semi che in qualche modo sono stati coltivati in azienda nostra. Siamo un'azienda cerealicola biologica e diciamo abbiamo iniziato un po' tradizionalmente, nel senso abbiamo ci siamo fatti accompagnare dalla cooperativa Il Tamiso inizialmente nel 90 più o meno, quando abbiamo iniziato, e con l'eredità poi di mio zio Fidora Guido che ha nominato prima Claudio. E quindi inizialmente appunto coltivavamo frumento, ma diciamo di quello classico, moderno, le varietà più comuni, e un po' di orzo, un po' di mais per gli animali, la soia, insomma le solite coltivazioni, e foraggere, in più avevamo l'erba medica. Poi pian piano, diciamo, anche in noi che coltiviamo è nata un po' l'esigenza un po' di come ringiovanire l'esperienza, vedere qualcosa di nuovo, no? E un po' anche sentivamo l'esigenza da parte dei consumatori appunto di non avere le produzioni classiche che creavano comunque delle problematiche, ma di avere qualcosa di più. Quindi la ricerca di magari qualcosa di o ancestrale oppure comunque, non dico antico, ma vecchio perlomeno, da cui recuperare un po' di qualità. E quindi appunto nel 2009 è iniziato un progetto che inizialmente era iniziato da tre agricoltori, che uno era mio zio, uno era Gian Domenico Cortiana, che adesso è il presidente dell'associazione Filiera Corta Cereali Antichi, di cui faccio parte anch'io, e Pier Giorgio De Filippi di Marcon. Era nato appunto questo progetto con l'aiuto dell'Istituto Strampelli di Lonigo, che è un istituto di genetica che purtroppo momentaneamente è non proprio chiuso, però diciamo nella sua funzione originaria è chiuso, lo stanno mantenendo, diciamo, l'Università di Vicenza, dove raccolgono tantissime sementi provenienti da tutto il mondo, quindi di grano, di orzo, di mais, è veramente un bacino molto importante. Lì siamo riusciti con Silvio Pino, che era un po' il direttore di questo istituto, a recuperare qualcosa che poteva essere valido nelle nostre zone, quindi il faro monococco, che non so se Andrea aveva accennato prima, ma diciamo fra i frumenti è proprio l'ancestrale, quindi l'antico grano, il primo che ha fatto il passo evolutivo, ovviamente tramite l'uomo, che si è messo e dedicato a raccogliere qualcosa che poteva essere più produttivo, che magari si manteneva in spiga, che aveva delle qualità anche di possibile utilizzo, ovviamente, perché se prendiamo una pianta spontanea a volte facciamo anche fatica a capire come utilizzare la semente, se è troppo piccola, se si stacca a maturazione, no? Con questo primo grano si è ottenuto già una semente utilizzabile per l'alimentazione e tra l'altro con delle qualità organolettiche molto importanti. Quindi abbiamo preso questo triticum, perché fa parte comunque della categoria dei grani, e degli altri grani che non erano altrettanto antichi, ma grani vecchi che erano delle nostre zone, diciamo. E quindi abbiamo provato a vedere e ci sono stata dentro anch'io piano piano, perché mio zio, ovviamente noi collaboravamo, e quindi piano piano ha passato un po' il testimone a me per la parte cerealicola. E quindi abbiamo iniziato, diciamo, fra tutte le granaglie che abbiamo provato,
specialmente nel 2009, 2010, 2011, abbiamo pensato che intanto il faro monococco poteva essere la prima cosa coltivata che poteva dare delle risposte sia a noi agricoltori, perché poteva fornire anche un maggior reddito, qualcosa di più interessante da proporre, e una risposta ai consumatori, perché il faro monococco, come hanno detto bene gli altri relatori, ha anche un glutine che è molto particolare, perché essendo antico è molto vicino a quello che la natura ci fornisce così spontaneamente, generosamente, è proprio quello di cui l'uomo ha bisogno, perché le selezioni successive sono state anche delle selezioni in un certo senso egoistiche, no? Non in senso negativo, però ovviamente ci portano alla maggiore produttività, al fatto di avere una pianta nana, al fatto che li possiamo trasformare bene in un laboratorio, che possiamo fare un pane che lievita in una certa maniera piuttosto che un pane basso magari, no? Però diciamo, selezionando egoisticamente, abbiamo perso tante caratteristiche nutrizionali che sono, come diceva Claudio, le granaglie tutte contengono glutine, quindi non è che proponibile per un celiaco, però in questi grani antichi il glutine è presente in una minor quantità e in una forma molto digeribile, ed inoltre sono presenti tanti altri tipi di proteine, antiossidanti, sostanze aromatiche, sali minerali in maniera proprio, come dire, 5-10 volte superiori rispetto ai grani moderni, per cui diciamo quasi quasi, mio zio amava dire questo, il faro monococco è proprio un alimento diciamo anche completo, perché contiene anche un aminoacido che normalmente nei frumenti è carente, che è la lisina, e che invece in questo grano è presente. Infatti il primo diciamo faro monococco che è stato anche preso da una casa produttrice sementiera e quindi ha un nome, diciamo, è il Monlis, ed è venduto, e Monlis proprio perché è monococco lisina, quindi è proprio, deriva da questo, dalla caratteristica di avere anche questo aminoacido. Ecco, dopo noi in azienda, come così, visto che ormai sono qui vi racconto un po' delle cose nostre, manteniamo anche un tipo di mais che è il mais biancoperla, che ho portato una pannocchia qui tanto così per farvela vedere, ed è un mais che tradizionalmente veniva prodotto nei nostri areali. Noi abbiamo l'azienda Pegolotte di Cona, quindi verso Cavarzere, direzione mare, quindi non proprio sulla litoranea, proprio vicino al mare, un pochino più verso l'interno. Questo era il mais, e lo era anche di altre zone, perché io adesso abito sulla riviera del Brenta e lì si usava il mais bianco. Adesso è andato molto perso, diciamo, e anche qui è stato fatto un recupero, anche per opera di alcune scuole superiori di agraria e anche per merito di Slow Food, e quindi c'è stato un recupero. Nella nostra azienda, diciamo, più che recupero è stata una continuità, perché dall'inizio del Novecento, quando mio nonno ha preso in mano l'azienda, è sempre stato coltivato, quindi mio zio, di conseguenza, quando l'ha avuto lui la direzione dell'azienda, ha continuato questa cultura senza sapere l'importanza che poteva avere, cioè nel senso l'ha continuata per tradizione. Poi mio zio appunto ha lasciato e ha dato il testimone a me, e noi ogni anno ci selezioniamo la semente, ovviamente per quello che è possibile ogni anno, cercando di guardare le tipologie non solo della maggior produttività, perché bisogna stare molto attenti a non fare l'azione che poi alla fine è anche negativa, di selezionare per troppo pochi caratteri. Cioè, se una pannocchia ci piace perché è grossa o perché quell'anno lì questa pianta è stata splendida, è stata in piedi, devo tenerla sicuramente, perché mi migliora la genealogia degli anni successivi. Però non posso tenere solo quella, devo tenere anche altre tipologie. Magari uno che ha una caratteristica, uno che ne ha un'altra. In questo modo aumento la variabilità e aumento la possibilità negli anni successivi di avere sempre una discreta produzione. E questo noi facciamo, e dopo tutti i prodotti vengono macinati a pietra, e mi sembra che insomma, che si senta la qualità con il prodotto. Grazie.
Grazie. Ci dicono dalla regia che dobbiamo chiudere, andare verso la chiusura, quindi magari se ci sono ancora domande, cose... abbiamo 5 minuti, 4 minuti. Se c'è un'ultima domanda, andiamo verso la fine. Dico anche che Claudio ha portato dei materiali che sono disponibili qui, il notiziario di Rete Semirurali e una guida dedicata al tema delle sementi, dei sistemi sementieri, si possono prendere. E poi anche Andrea pensava appunto di lasciare in dono questi fiori, chi vuole può venire a prenderselo. E, non so, c'è un'ultima domanda al volo? Ok, se l'Europa sta aiutando nella selezione sementiera. E Claudio, lasciate la parola. L'Europa può voler dire tanto e può voler dire nulla, nel senso che la legislazione sementiera sicuramente nel corso dei decenni è andata sempre di più nel regolare ma anche nel favorire l'azione delle industrie sementiere e quindi oggi delle multinazionali. Bisogna dire che non l'attuale ma la penultima Commissione europea aveva fatto insieme alle associazioni degli agricoltori un percorso abbastanza faticoso per proporre un regolamento europeo sulle sementi, perché attualmente esistono direttive che vengono interpretate in maniera diversa da ognuno degli stati, quindi abbiamo 25-27 regolamenti diversi sulle sementi, quindi era stato pensato un regolamento europeo che doveva essere applicato il giorno dopo uguale per tutti i paesi europei, che non era perfetto, avrebbe avuto sicuramente bisogno di miglioramenti e di emendamenti, ma comportava delle grandi aperture. Intanto avrebbe sancito finalmente il diritto allo scambio delle sementi, cosa che non è mai stata proibita, non è proibita neanche ora, però lo avrebbe finalmente messo per scritto. Poi avrebbe concesso alle piccole aziende sementiere con non più di 2 milioni l'anno di fatturate, con non più di 10 dipendenti, di produrre e commercializzare sementi al di fuori del regolamento sementiero. Poi avrebbe permesso, e questo per fortuna è una cosa che è rimasta, permesso la commercializzazione di popolazioni, quindi di materiale genetico non uniforme, cosa che fino ad allora non era permessa. Purtroppo sono state fatte delle campagne trasversali fra il nostro pessimo ex ministro dell'agricoltura De Castro, che è uno sviluppista impazzito e che ha combattuto questo regolamento europeo perché troppo aperto ai piccoli, che ha fatto comunella con Slow Food, Vandane Shiva e varie, che con gli slogan populisti seme libero per tutti hanno fatto campagne enormi che hanno costretto il Parlamento europeo in chiusura proprio della legislatura a cassare quel regolamento. Quindi il lavoro faticosissimo fatto per 7-10 anni è andato a ramengo e ora siamo ritornati al via come se faceva a Monopoli, e probabilmente ci sono scarsissime prospettive che la Commissione si rimetta in gioco su questo tema visto lo smacco subito. Fra l'altro la Commissione oggi è composta da personaggi la cui visione è sicuramente molto meno favorevole alla piccola agricoltura, quindi forse è anche un bene che non ci rimettano le mani. Portiamo a casa il risultato che comunque sia sul materiale diverso, diciamo, sulle popolazioni possiamo lavorare, dovremmo cercare di lavorarci perché abbiamo comunque un tempo limitato per sperimentarci in questa direzione, perché se non manifestiamo interesse poi è chiaro che quella porta, così come si è aperta, si richiuderà. Portiamo a casa il fatto che Rete Semirurali comunque
già dall'inizio della sua vita aveva fatto un bel lavoro qui in Italia, garantendo la possibilità di commercializzare le cosiddette sementi da conservazione, cioè le sementi che non sono più iscritte al registro nazionale delle sementi elette, cosiddetto, possono essere iscritte a questo particolare registro che può garantire la commercializzazione di questi prodotti. Ecco, ricordiamoci che fra produzione del seme, scambio del seme e commercializzazione del seme c'è molta differenza. Quella che viene regolamentata, e per fortuna è regolamentata nel bene e nel male, è la commercializzazione delle sementi. Cioè ogni agricoltore è libero di prodursi le sementi per l'autoconsumo, per l'autoproduzione. Ogni agricoltore, ogni cittadino è libero di scambiarsi piccole quantità a scopo non commerciale. È solo la commercializzazione a scopo, la produzione a scopo commerciale che viene regolamentata. Questo deve essere chiaro. Grazie. Grazie a tutti della partecipazione, a Claudia, Andrea, Giovanna degli interventi, a Sherwood Books and Media. E credo che sia già iniziata la proiezione di Unlearning al cinema, non si sa. E Anna? Tra un minuto inizia la proiezione. E grazie, buona serata.